come si editavano i video 20 anni fa. È semplice, col computer, come li editiamo oggi. È questo il problema, questo coso non parte. Non è che io l'ho sempre inserito dalla parte sbagliata? Potrebbe anche essere. No, macOS, non ci crede, è partito! No! È partito il Media 100! Non ci crede, va! Moments later. È morto. Ciao, bentornati nel bunker di MVV Blog. In questo episodio torniamo indietro nel tempo agli albori dei primi sistemi di montaggio video digitale. Si parla più o meno degli anni 2000, all'inizio degli anni 2000, quando ancora si montavano i video con questi apparecchi qui. Questo è un videoregistratore analogico Betacam SP con la sua centralina per fare i montaggi. Ovviamente ne servivano due e questo era un sistema professionale. Poi c'erano anche sistemi amatoriali dove si impiegavano videoregistratori 8 mm VHS con le loro centraline di montaggio. Nel settore professionale ovviamente c'era anche tutta un'altra serie di attrezzature, tipo questa che è una regia digitale video della Sony, mentre nel settore amatoriale c'erano comunque dei piccoli mixer video sempre digitali da collegare con i VHS, con i video 8, e i risultati, per chi ci sapeva un po' fare, a livello amatoriale potevano essere questi. Ma comunque lontanissimi da quello che possiamo fare oggi con un semplice telefonino. Ma i computer a quell'epoca stavano facendo passi da gigante e a un certo punto il montaggio non si è più fatto con i videoregistratori, ma si è iniziato a fare esattamente come lo facciamo ora, con il computer. Nemmeno a farla apposta, io qua giù ho uno dei primi sistemi di montaggio video audio digitale prodotto alla fine degli anni 90 inizio anni 2000, il Media 100, in una incredibile versione portatile. Ora lo poso e poi andiamo a vedere cos'è. Ah, pesa 200 kg. Facile oggi, col telefonino, zazza, Vi volevo vedere a usare questa di roba io, altro che... Cominciamo col dire che questo è un sistema professionale che al tempo costava una cifra veramente folle. Non era alla portata del video amatore, a meno che non fosse ricco sfondato. Vediamo un po' qua giù, dovrebbero esserci dei cavi, ecco qua, e c'è anche tutta una lettera che mi aveva mandato quel ragazzo che mi spedì questo coso diversi anni fa. Alessio, con cacciaviti di merda. Ah, Roberto, cacciaviti di merda, il flusso canalizzatore. Ciao Marco, ecco quello che ti avevamo promesso. Non so proprio cosa sia e a cosa serve. Un mio amico l'ha trovato in una cantina. Spero che funzioni, ma se non fosse, ci penserai tu con i tuoi mitici cacciaviti di merda. Grazie per quello che fai, complimenti per il canale e naturalmente resta sano. Corrado, Roberto e Alessio. Ed è venuto il momento di provare a farlo funzionare, ma la vedo parecchio dura. Allora, qua giù ci sono ancora altri cavi, l'alimentatore. Ancora più sotto invece c'è una cosa molto interessante, un Macintosh PowerBook G3 con la tastiera già preparata per funzionare con il Media 100. È questo il problema, questo coso non parte, ma lo vedremo dopo. E poi ancora più sotto qui abbiamo il vero centro di produzione video, il Media 100 montato dentro questo case che si chiama Magma, che non è facile, ma secondo me non veniva neanche tolto da qui dentro, probabilmente. Comunque togliamo tutto e questa la metto da parte perché secondo me vale di più la borsa che tutto il resto. Media 100. Ora questo arnese va montato e va cablato. Che io l'ho sempre inserito dalla parte sbagliata? Potrebbe anche essere. Io l'ho sempre inserito dalla parte del lettore CD, perché questo va inserito in questo apposito connettore che è qui. Teoricamente questo qui è il bus PCI che va a finire qui nel case dove sono collegate le schede per il Media 100. Io l'ho sempre infilato di qua al posto del lettore CD, invece probabilmente andava messo di qua al posto della batteria. La batteria ovviamente non serve, perché quando si utilizza questo sistema bisogna per forza essere collegati alla rete elettrica. E poi c'è anche da collegare tutto il cavo audio video con gli ingressi e le uscite, che va infilato qua. Purtroppo i connettori qui sono un po' danneggiati, vediamo se c'è l'uscita video. No, manca proprio l'uscita video. Però
abbiamo questo, S-Video Out, vediamo se posso usare questo. Questo dovrebbe avere gli ingressi YC. A tua mamma! S-Video, collegato. Ok, allora, prima accendo il bussolo qui sotto. Qui dentro ci sono dei dischi scasi e sembra che siano partiti dal rumore. Qua non si vede niente, c'è un interruttore qui davanti, non so a cosa serve. E ora devo accendere il computer, che è partito. E qui non succede proprio niente, nulla proprio. Sembra che carichi qualcosa, ma non sono sicuro. Eccolo, qualcosa è successo qua. Sistema operativo mancante. No, macOS, non ci credo, è partito. Non ci posso credere, non era mai partito. Mai. No, non mi dica che funziona. No, se funziona, non ci credo. C'ho brividi. No, non ci credo, lo faccio partire. Partirà, no? Ci vorrà un po' di tempo, ma poi partirà. Sta caricando tutto! È apparso un disco, U+. Credo che stia ancora caricando, eccolo! Oh, è apparso tutto il sistema! Eccoci, error. Loading the Media 100, porca puttana, set library, the Media 100 hardware is not installed or is installed improperly. Porca puttana. Però cazzo, non si era mai avviato, mai! Invece va! Luciano JPEG, vediamo questo Luciano JPEG in Adobe Photoshop. Signori, vi presento Luciano, probabilmente il vecchio proprietario di questo coso. Ma non ci credo, non si era mai acceso, mai! Io credevo veramente che questo coso non avrebbe mai funzionato più. Il problema delle schede Media 100 è che se non hai il suo software originale con le chiavi di installazione originale comprate all'epoca, praticamente puoi prendere le schede e tirarle via, perché le schede sono bloccate da un codice. Questo codice veniva comprato e a seconda di quanto pagavi potevi sbloccare di più o di meno. Quindi te potevi comprare il sistema base con le funzionalità di base e poi acquistare le versioni più performanti senza cambiare l'hardware, e le funzioni venivano appunto sbloccate via software. Ok, allora a questo punto devo smontare questo coso qui sotto, perché è evidente che la scheda Media 100 non è collegata come dovrebbe, oppure è semplicemente morta. Cacciaviti di merda! Purtroppo le schede che ci sono qui dentro io le avevo già smontate, perché alla prima accensione non riuscì a farlo funzionare. Comunque, vediamo. La scheda del Media 100 è questa qui. Magari c'è qualche cavo da collegare che si è staccato? La vedo abbastanza dura. Comunque, qui ci sono i dischi, che sono due dischi scasi, e il sistema operativo a quanto pare è qui sopra. Ma ci sta anche che il disco del sistema sia dentro a questo qui, ma che non si avvii se non è collegato con questo qua. Prima di togliere la scheda devo toccare la massa. La massa. Così non rischio di fare grossi danni. E questa è la scheda del Media 100. Ed è una P6000 e c'è anche il codice sopra. Ha anche la scheda per l'acquisizione DV e infatti c'è l'ingresso DV qua dietro. Questa è la scheda più evoluta del Media 100. Che culo! Il problema è che se non funziona è tutto inutile. L'alimentatore e tutto quello che è qui dentro sicuramente funziona, altrimenti non si sarebbe avviato proprio niente. E gli proviamo a cambiare slot e vediamo. Facciamo diverse prove e vediamo. Allora, ho fatto partire l'ambaradan. Qua giù c'è un leddino acceso, rosso. Questo led verde è acceso, dovrebbe essere dell'alimentazione, penso vada bene così. Sta caricando il sistema o no? Per il momento sembra che non carichi niente. Qui però ci dovrebbe essere questo cavolo di led. Ma dov'è il led? Non è caduto il led. Ah, ecco perché non si vede. È venuto via il led da qua. Aia, le cani. 1, 2, 3, 4. Can I have a little more? Porca aio. Mi sono fatto la bua. Mi sono spaccato un dito, pazienza. Comunque, questo coso sembra che il computer proprio non lo veda totalmente. E il sistema operativo non è su questi dischi qui, non credo proprio. Penso che sia su un disco qui dentro che non funziona. E difatti si è appena schiantato. Ho spento quest'arnese, ovviamente questo non si è spento. E sicuramente il sistema operativo è qui dentro e il disco di avvio è sfondato. Si è proprio bloccato completamente e forse questa è l'ultima volta che lo vedremo acceso. Ho proprio paura che sia l'ultima volta che lo vedremo in funzione. E questo coso, secondo me, non funziona proprio. Comunque, riproviamo. Forse parte?
Il sistema operativo sta partendo. Quindi ok, il sistema operativo è sicuramente qui dentro, ma c'è un problema sul disco di avvio. Il computer è stato arrestato a cazzo di cane, sto usando F-Disk First Aid per verificare e riparare eventuali danni al disco fisico. La verifica e la riparazione sono state completate con successo. Magari ha riparato veramente il disco. Il disco è chiamato U+, non è possibile. Maremma puttanghera. Media Centro non è presente. Composizione, vista, finestra, altro, aiuto. Ok, non ci capisco ufficialmente un cazzo. Purtroppo la mia conoscenza in campo Apple è quasi zero, per non di sotto zero. Ad ogni modo, sono riuscito a capire alcune cose. Una che... il cazzo di Buddha della telecamera maledetta. Perché c'è accesa la luce, V? No, vaffan... è questa V. Il computer bene o male sono riuscito a farlo funzionare, ma il computer non vede nessuna di queste schede che sono infilate qui, né il Media Center né la scheda ATTO che è qua sotto, che è collegata con questi dischi. E il sistema di espansione PCI che si infila al posto del lettore CD o della batteria sembra che funzioni, nonostante il computer non veda niente di qua. L'ho anche smontato per vedere se c'era qualche problema oppure se c'è un problema sul cavo, ma quello lo vedremo ora. E infatti con questa scheda tolta dal computer, qua giù nell'Apple System Profiler non si vede più. Quindi il discorso è: questo qui, ora se lo infilo qua dentro e non lo collego a niente, il computer lo vede lo stesso oppure deve essere collegato di qua per essere visto dal computer? Perché se il computer vede questa scheda anche se non è collegata qua, potrebbe essere rotto il cavo, o potrebbe essere rotto l'alimentatore, o potrebbe essere che mi sono rotto coglioni proprio io, perché non ci sto capendo niente. Ho rimesso a posto l'interfaccia, non l'ho collegata di qua e il risultato è che non la vede. Ho collegato l'interfaccia all'interfaccia che è qui dentro, vediamo se ora la vede da dispositivi e volumi. E no, non la vede. Quindi questa deve essere proprio collegata qua giù. Ok, ho rimesso a posto il bus PCI esterno Magma, l'ho collegato col computer e ora lo vede. Infatti sullo slot C1 del bus PCI si trova lo slot PCI esterno, PCI Bridge. Però non appare né il controller SCSI né la scheda Media 100. Ho provato l'alimentatore che c'è dentro e funziona, comunque ce n'ho attaccato un altro e poi ho iniziato a buttarci dentro a caso delle schede PCI. La scheda di rete la vede e probabilmente vede anche la scheda FireWire qua sopra, perché mi dice che ci sono 4 porte Ethernet. Quindi il bus PCI è collegato, funziona. Potrebbe essere un problema sull'alimentazione perché i 12 volt per esempio sono un po' bassini. Ho rimesso la scheda di acquisizione Media 100, accendo il bus PCI, accendo il computer. Oh, è partito. Benvenuto in Mac OS. Di qua si sono accesi tutti e due i leddini. Ragazzi, la vedrà ora la scheda? Sta caricando i driver. Per ora non dice niente e quindi può anche darsi che veramente abbia visto la scheda. Perché di qua i led ora si sono spenti. No. Ah, sì! Invece mi sa che questa volta l'ha vista la scheda, perché questo errore arrivava dopo l'errore della scheda. Media 100, I will have better performance and transfer responsive, turn file sharing off. No! È partito il Media 100! Ce l'ho fatta! Non ci credo! Va! Funziona! Ora però non ci sono i dischi SCSI dentro, i dischi, quindi non ci sono video, non c'è un cazzo, ma guarda la timeline! Non trova i video, non ci sono i dischi dentro inseriti, quindi non può funzionare. Però funziona! Il sistema adesso funziona, quindi ora prova a rimetterci dentro i dischi SCSI. Ho collegato i dischi con il controller SCSI ATTO e ora proviamo a vedere se funziona. Accendo per prima questo e dovrebbero partire anche i dischi. Sono partiti e accendo il computer. Ok, il sistema è partito, documenti lo vede, dovrebbe apparire un altro disco, qualcosa, o un paio di dischi, non lo so, qualcosa dovrebbe succedere. Vede i dischi, però qua giù mi dice nessun media inserito e attivo. Non lo so se è così che deve essere, eh? Comunque vede tutti e due i dischi. C'è anche scritto di chi è, c'è il numero seriale, la scheda va, ma i dischi non funzionano.
Allora, ho smontato l'alimentatore e effettivamente c'erano alcuni condensatori schioppati. Questi qui li ho cambiati. Ho cambiato anche questi altri due che sono dietro ai cavi. Un casino, non ve lo dico. E ho rimontato tutto con le sue schede. E funziona. Funziona il controller SCSI atto. Gli ho cambiato i cavi perché erano un po' malandati. E funziona anche la scheda del Media 100. Ho montato anche un'interfaccia USB perché non c'è modo di poter scambiare file con l'esterno. Quindi l'unico modo è la rete. Però questo non si interfaccia molto volentieri con i computer Windows. Allora cosa ho fatto? L'ho collegato con un altro Mac che c'ha l'OS X. Quindi ho messo tutti i software che mi servono qui dentro. Collego la chiavetta a questo Mac. Quindi se ora prendo questi file qui e li trascino in questa cartella che è qua sotto, mi dovrebbero apparire anche qui. Li trascino qui e dovrebbero apparire anche di là. Eccoli! E così ora da qua io li posso copiare qui dentro. Prendo questi qui e li sbatto di qua. E l'ha copiati! Quindi posso fare anche il contrario in teoria. Bene, posso copiare tutta la roba. Vai così! Allora devo copiare tutto il software qui dentro che mi faccia funzionare la scheda atto perché va configurata. E poi provo a far funzionare anche l'interfaccia USB. Non credo di poterci riuscire, ma ci si prova! Ci siamo quasi. I dischi SCSI che erano qui dentro erano tutti e due rotti, quindi li ho sostituiti con due CITA da 15.000 giri, di quelli che si usano nei server. Qui ho installato Express Pro Tools, che serve per configurare la scheda SCSI atto. Ottimizza per il digital video. Mi ha creato due dischi. L'ho fatto funzionare! Prima di spegnerlo e di mettere tutto a posto, vediamo come funziona, perché ho paura che una volta che lo spengo poi non riparte più. Perché purtroppo il monitor qui si accende una volta ogni 5 volte, il disco a volte non parte. Vediamo subito il funzionamento. Ho collegato come fonte video il degeneratore audiovisivo e l'uscita della scheda Media 100 l'ho collegata al televisore e all'impianto audio, quello fatto con i barbecue. Quindi disattivo questo monitor, vado di qua e do la via al Media 100. E poi selezioniamo atto volume 2 come disco dove inserire il video, l'audio, gli effetti e la grafica. E questo è il Media 100. Quindi si va su File, New Program e abbiamo la timeline. Si seleziona Edit Suite e qui andiamo su Digitizza. Eccolo qua! E questo è quello che entra dal video composito. E lo possiamo vedere anche sul televisore di qua. Quindi ora se io do play, parte il video. Io dalla parte di qua lo posso digitalizzare e inizia a registrare. Sta digitalizzando, lo sta registrando su questo disco qui. Questa è l'acquisizione video analogica di 23 anni fa. Non esistevano le telecamere con le schedine SD. Tutte le telecamere avevano la videocassetta analogica o digitale e bisognava trasferire il video dalla videocassetta dentro il computer. E l'unico modo era questo, registrarlo direttamente in tempo reale. Moments later. È morto. Abbiamo fatto appena in tempo a vedere che funzionava ed acquisiva i video. Aveva acquisito i video in modo perfetto, funzionava alla grande, si è spento e non si è più riacceso. Ora io non è che mi sono arreso, ho sbudellato tutto il computer per cambiare la batteria della PRAM, l'ho rimontato tutto, continuava a non accendersi, quindi ho cambiato anche il disco fisso, ho reinstallato da capo il sistema operativo, ho reinstallato anche i programmi che ho trovato grazie a dei ragazzi che mi seguono su Patreon. Ho perso 2 giorni a fare questa cosa, ma non ci sono stati versi, ho solo ottenuto questo. Il computer che funziona ma dà un errore e non riesce a collegarsi con la scheda del Media 100. Ma sono riuscito a copiare video che avevo acquisito e sono riuscito ad importarli dentro un programma di editing di oggi con, lo potete vedere, una qualità assurda. Questo praticamente è un VHS alla qualità del formato PAL, però è un formato PAL progressivo, quindi non c'è l'interlacciamento e ovviamente il Media 100, essendo un prodotto di altissimo livello, non ha problemi a fare questo tipo di acquisizione video senza perdere minimamente di qualità. Ora, per quei 5 o 6 che hanno ancora il Media 100 e vorrebbero sapere come fare questa cosa, vi faccio vedere come ho fatto. Intanto, per incominciare, il Media 100 lavora su file separati, ovvero il video è separato dalle tracce audio e le tracce audio sono monofoniche, una per il canale destro e una per il canale sinistro. Il video è un MOV, quindi si può aprire con QuickTime, però bisogna installare il decoder per Windows, che sarebbe questo qua giù, M100 Win Transcoder QTX. Ovviamente tutti questi software li trovate qui sotto nella descrizione del video. Questo file va infilato nella cartella di installazione di QuickTime, che normalmente è dentro Program File X86 QuickTime / QT System. Quindi si prende questo e si inserisce di qua. Continua, copiato.
A questo punto si può aprire il video con il QuickTime e va in play tranquillamente. Il problema è che non c'è l'audio, quindi bisogna andare a convertire questi due file che sono in formato RAW. Per poterli interpretare io li ho caricati dentro a questo programma SoundForge Pro vecchissimo, la versione 10, e li vado ad aprire come file RAW, dandogli 16 bit, formato Signed, Byte Order Big Endian, e si possono aprire tranquillamente. Questo è il canale destro e questo qui è il canale sinistro. Quindi a questo punto li salvo come file WAV 44116 bit monofonico, anche questo qui. Quindi prendo il MOV e lo vado ad infilare dentro Premiere. Poi stessa cosa per i file audio. Questo è il canale di sinistra, questo è il canale di destra. E poi sul mixer audio imposto il canale 1 a sinistra, il canale 2 a destra. Fatto! Non so se questa cosa vi potrà essere utile, perché credo che ci saranno 5-6 persone in tutta Italia che hanno ancora il Media 100 con qualche roba da trascodificare e sicuramente sapranno già anche come fare. Comunque, volendo, si può utilizzare questo sistema per fare acquisizione analogica di altissimo livello e recuperare tutti i VHS, insomma tutte le videocassette vecchissime, anche roba professionale che magari vogliamo salvare solo per una questione di ricordi. E vabbè, ci ho provato, non sono riuscito a farlo funzionare come volevo, però abbiamo comunque visto più o meno come poteva funzionare un sistema di editing video di 20 anni fa, anche se non abbiamo visto la parte più importante, ovvero proprio come si editavano i video. Comunque, se tutto va bene, mentre voi state guardando questo video, io sto andando a prendere un altro sistema Media 100 basato su G4 e con quello potrò fare altri esperimenti e vedere se riesco a capire perché questo sistema non funziona più. Ma per questo video è tutto, io vi ringrazio di essere stati qui con me nel bunker, spero che vi siate divertiti e mi raccomando, come sempre, restate sani. E vabbè, ci ho provato, ma non sono riuscito a farvi vedere come funzionava l'editing su un sistema di 20 di qui ho installato Express Pro Tools, quindi niente, mi dispiace, non sono riuscito a farvi vedere come funzionava l'editing su un sistema di editing video di